Un evento artistico dal nome La Voce delle Donne, voluto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il primo obiettivo è quello di dare la giusta attenzione alla giornata e portando in campo e davanti agli studenti del liceo classico la voce delle protagoniste femminili della provincia. Qua mette violenza alle donne, le scuole, oggi in particolare al Gargallo, state cercando di far capire che c'è paura, è inutile dire che non ci sia, però bisogna superarla anche rivolgendosi alle forze dell'ordine che ci sono. In che maniera? È un fenomeno grave, gravissimo, purtroppo presente anche nella nostra provincia. Le forze dell'ordine ci sono, i carabinieri ci sono e vogliono esserci in un ambito, diciamo, multisettoriale, in modo multisettoriale, nel senso non più e non solo con un'attività di polizia giudiziaria, in stretto coordinamento con chiaramente l'autorità giudiziaria, ma un'attività a tutto campo, un'attività di sensibilizzazione, di vicinanza alle possibili vittime, un'attività che deve arrivare nel sociale e nel cuore delle persone, un'attività che deve essere di protezione dei soggetti vulnerabili, per tali intendo i minori, gli anziani, intendo appunto le donne. E oggi più che mai siamo qui convinti di portare la voce delle donne, la voce delle donne che ce l'hanno fatta a uscire anche da percorsi di violenza, di donne che ce l'hanno fatta a dare una mano nel sociale, a donne che si impegnano quotidianamente in queste battaglie.